Amici ed amiche di OneTV, buonasera, ben ritrovati. Nuova puntata di Super Trooper, la vostra agenda di cultura e spettacolo dell'Alto Milanese. In realtà quest'anno ci siamo già visti perché domenica scorsa abbiamo fatto un po' il meglio di, la seconda parte del meglio di quello che era successo nei primi mesi appunto di questa edizione, settembre, ottobre, novembre, dicembre. E adesso finalmente abbiamo una puntata con ospiti in studio. Sì, perché magari la prima volta che vi sintonizzate dite chi è questo qua, cosa fa? Marco Ciapparelli, questo programma è l'agenda di cultura e spettacolo. Ci sono gli appuntamenti a teatro, i concerti, i libri che andiamo a presentare, ci sono le mostre naturalmente, e lo facciamo con dei video, con delle interviste e anche con ospiti in studio. E questa è appunto la prima puntata dove ci sono ospiti in studio. Curiosamente, perché non l'ho fatto apposta, due ospiti, entrambi hanno il mio stesso nome, quindi abbiamo oggi praticamente è San Marco, come se fosse San Marco. Infatti il primo ospite di questa sera ha, prima di tutto, non sono da solo, perché c'è anche Rauda che è tornata. Ciao Rauda, intanto saluto anche te naturalmente. Ciao Marco, buonasera amici spettatori da casa, vi faccio gli auguri di buon anno e mi raccomando tornate fra poco con me per gli appuntamenti e gli eventi culturali. Vi lascio adesso con il nostro ospite Marco e Mark. Esatto, infatti l'ospite si chiama Mark, benvenuto. Grazie mille Marco, un piacere essere Ciao, qui. Ciao, grazie della tua partecipazione naturalmente. Noi ti abbiamo chiamato, il nome ci piace. Noi ti abbiamo chiamato naturalmente perché per questo tuo singolo, recente, con un featuring molto importante. Non è il primo, tra l'altro, featuring molto importante, ne parliamo. Più uno strano magari, più della zona. Questo è un pochino più vicino, diciamo. L'altro invece era un po' più internazionale. Il singolo si chiama Himalaya, esatto. Ma prima di arrivare ad Himalaya, raccontaci un po' di te. Chi era o chi è Mark prima di scalare l'Himalaya? Allora, guarda, prima di scalare l'Himalaya, infatti. Mark, appunto, io sono un cantautore di Padova che ho cominciato la mia carriera tramite il mio album d'esordio che ho seminato amore qualche tempo fa, insieme... È partito già, l'ho già sentito, molto bene. Un album di 10 brani che ho fatto insieme agli autori di Mina e Celentano, con cui ho girato praticamente ovunque per l'Italia, andando anche all'estero, da New York... in Russia nel 2018, e da quello poi sappiamo tutti che c'è stato il grande periodo di chiusura, ma ci siamo rifatti alla grandissima l'anno scorso, uscendo con un singolo appunto che hai menzionato tu poco fa, con un'altra feat importante, più estero, esatto, non nostrano, che è quello Baby You Need Me con Macy Gray, appunto fino ad arrivare ad oggi che siamo appunto usciti con Himalaya. Con questo signore che esatto, abbiamo alle spalle. Questo grande batterista. Esatto, Massimo Boldi, grandissimo batterista, effettivamente questo è vero. Intanto ritorniamo a Macy Gray un attimino, com'è che vi siete trovati? Guarda, è nato tutto da quello che ti accennavo prima, quando siamo stati a New York per promuovere appunto Seminato Amore. Da lì, insomma, la mia musica si è un po' espansa. Certo. E nel fine 2021 circa abbiamo ricevuto una chiamata appunto da comunque il team di Macy Gray, direttamente da Macy, e ci ha detto: guarda Mark, abbiamo sentito effettivamente la tua musica, ti va di collaborare insieme? Io all'inizio pensavo fosse una burla, cioè, non è che ti aspetti una chiamata del genere così dal niente. Da lì poi comunque abbiamo scoperto che effettivamente era così, e da lì è cominciata questa grande collaborazione che è stata Baby You Need Me, appunto con la regina della musica anni 90, sì, che è Macy Gray. Effettivamente sì, è stata una bellissima esperienza. Sì. Allora, prima di parlare di Himalaya, l'abbiamo vista prima, passo la palla a Rauda che ci parla un pochettino di quelli che sono gli appuntamenti di cultura e spettacolo dell'Alto Milanese di questa settimana, quantomeno la prima parte, perché come spesso accade ce ne sono tanti e appunto lei ce ne dirà alcuni per adesso. Rauda, tocca a te. Grazie Marco e vediamo gli appuntamenti per questa settimana. Lunedì 15 gennaio al Teatro Arcimboldi di Milano, L'arte di non vedere. Enrico Giarretta ha curato le musiche e le sonorizzazioni dello spettacolo del giornalista e scrittore Vincenzo Mollica. L'arte di non vedere è un monologo che si configura come una vera e propria confessione in cui Vincenzo Mollica, narratore per eccellenza del mondo dello spettacolo, svela aneddoti e racconta il dietro le quinte legati ai tanti personaggi che ha incontrato e intervistato nel corso della sua carriera.
Al Teatro Carcano di Milano invece abbiamo San Francesco, un santo scomodo. San Francesco d'Assisi è uno dei più popolari e conosciuti santi italiani, ma pochi sono consapevoli di come la sua immagine sia stata accuratamente ripulita dal suo principale biografo, San Bonaventura, e dagli affreschi di Giotto, rimuovendo asperità, contraddizioni e dubbi che invece emergono prepotentemente dalle biografie più antiche, da quando questi testi che l'ordine francescano decise di sopprimere sono stati riscoperti. Francesco si rivela una figura meno idealizzata e molto più umana di quella che avevamo creduto. Invece martedì 16 gennaio al Blue Note di Milano abbiamo Unity, 9 autori e 14 brani italiani che hanno lasciato il segno negli ultimi 50 anni del secolo scorso costituiscono il progetto Italian Songs proposto dal gruppo Unity Music Project. Le canzoni riprendono le conosciutissime linee melodiche in cui si inseriscono improvvisazioni potenti costruite sulla grazia e originale delle armonie. L'utilizzo del linguaggio jazzistico reinterpreta i brani del progetto in una chiave di lettura attuale, progetto che riporta alla mente anni di cambiamenti socioculturali profondi. Sempre il 16 gennaio al Conservatorio di Milano, Mitsuko Uchida, il Nuovo Testamento del pianoforte, così Hans von Bulow definì le sonate, opera 109, 110 e 111 di Beethoven, tre monumenti della letteratura pianistica di tutti i tempi improntati a un agognato equilibrio tra le dimensioni della cantabilità, della compiutezza stilistica, del rigore formale e dell'innovazione strutturale. Martedì 16 gennaio sarà la pianista Mitsuko Uchida a confrontarsi con questi capolavori con eleganza e tensione espressiva, acutezza intellettuale e profonda ispirazione. Al Teatro Carcano di Milano, Fra, San Francesco, la star del Medioevo. Dal 16 al 21 gennaio. San Francesco era un artista. Le sue prediche erano capolavori folli e visionari, performance di teatro contemporaneo. Giocava con gli elementi della natura, improvvisava in francese, utilizzava il corpo, il nudo, la propria malattia, il dolore fisico e il mutismo. Il monologo orchestrato con le laudi medievali e gli strumenti antichi si interroga sull'enorme potere persuasivo che genera su noi contemporanei la figura di Francesco e percorre la vita del poverello di Assisi e il suo sforzo ossessivo di raccontare il mistero di Dio in ogni forma. Al Teatro Manzoni di Milano, Quasi amici, dal 16 al 28 gennaio. Tratto dall'omonimo film, lo spettacolo è costruito sull'amicizia tra due uomini molto diversi per carattere ed estrazione sociale, ma che insieme troveranno il modo di cambiare le loro vite e di aiutarsi davvero. La coppia composta da Massimo Ghini e Paolo Ruffini e l'ambientazione Made in Italy faranno rivivere con brio ed emozione una vicenda che ha segnato l'immaginario, cambiando molti stereotipi sulla diversità. E con questa ultima notizia lascio di nuovo la parola a Marco. Molto bene, grazie. Torniamo allora in studio con il nostro ospite, Mark. E arriviamo finalmente a parlare di questo Himalaya. Dietro di noi c'è la copertina appunto del disco che banalmente appunto riproduce l'Himalaya. E ci siamo arrivati molto a questo specifica. Incontro, molto, molto particolare. Mirata. Proprio non ci facciamo sfuggire niente. E dicevamo appunto che c'è questo featuring di Massimo Boldi. Anche qua. Come è partito? Come è partito il tutto? Ha citofonato anche lui a te o no, ci sei andato a cercare? In questo caso qua è stato un po' diverso, perché appunto il brano è stato scritto da me e altri, un altro grandissimo autore che è Saro Ingegneri. E da lì poi volevamo concretizzarlo al meglio. Come un po' richiama il testo della canzone, è un brano che all'ascolto può sembrare molto estivo, molto energico, però racchiude un messaggio molto, molto forte, perché è quello appunto di essere contro le guerre, ogni tipo di conflitto. È una canzone di pace, che parla di pace. Quindi per far sì che fosse un messaggio ancora più incisivo, volevamo richiamare con noi richiamare forse un po' in modo strano, volevamo includere con noi, certo, nella canzone, nel progetto, un personaggio che potesse stare effettivamente bene in tutto questo. Quindi abbiamo proposto la canzone a Massimo Boldi e si è rivelato fin da subito una grandissima persona, non tanto perché ha accettato di buon grado il progetto, ha detto ragazzi sì, la canzone mi piace, però proprio per il messaggio che volevamo dare. Cioè Massimo ha accettato soprattutto per quello. Quindi è stato un grandissimo onore poter averlo in squadra, poter essermi esibito con lui proprio anche per questo motivo qua, veramente. Certamente. Poi lavorare sì. con lui è difficilissimo, perché fa ridere continuamente, però questo è un altro discorso. Ci sono
sono dei personaggi che fai, come dicono a Roma. E, il video, naturalmente adesso ce lo vediamo, sì. Dove l'avete girato? L'abbiamo girato in 3 location differenti. Quello della scacchiera con le ragazze di Miss Blumare, anche un coordinatore appunto delle regioni che è Pasquale Capasso, che saluto. L'abbiamo fatto vicino appunto alle mie zone, che è Abano Terme. Invece la scena della cascata, o comunque quello in mezzo alla foresta, sempre comunque lì in zona nei colli. Invece la parte dove appunto io e Massimo suoniamo insieme, quello invece è in un villaggio di Rimini. Infatti si vede che è un'ambientazione un po' più... Però il messaggio, dicevamo, che è molto importante, quello appunto contro la guerra, e ahimè è molto attuale. Purtroppo sì, per cui... purtroppo sì. Volevamo... pensavamo sfumasse un po' questa cosa, perché è stato scritto qualche mese addietro, certo. Quindi pensavamo appunto che la canzone potesse in qualche modo concludere questi conflitti. Invece è uscita, e purtroppo durante questi mesi è andato ad aggravarsi ancora di più. Quindi speriamo che possa essere comunque quello che volevamo effettivamente dire, un brano che porti a cambiare qualcosa in un certo modo, che possa portare pace. Bene, ovviamente, speranza super condivisa, noi ce lo ascoltiamo, Mark con Massimo Bolli. Questa è Himalaya, a tra poco. Ma chi vi rompe le balle a quest'ora? Pronto, pronto! Sono io, papi! Ah. Ascolta, non è che mi presti la Tesla? La Tesla? Ma cosa devi fare con la Tesla? Devo andare lì, sull'Himalaya, dove non c'è la benzina. Sull'Himalaya? Sull'Himalaya? Ma cosa devi fare, una ciolatina? Se lo sapessi lo dissi, ma se non lo sapessi, come fessi a disserlo? Il mondo è prigioniero nelle mani di un santone, con la sua valigetta pronto a spingere un bottone. Tac. Ci sarà qualcuno ancora in grado sulla terra di dare un calcio in culo ai signori della guerra? Servirà un maxieroe. Servirà. Chiameremo Super Ross. Io voglio. Himalaya, aia, 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 a meditare tra le stelle, parabarabam. Sull'Himalaya, aia, 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 e ne vedremo delle belle, parabarabam. Sull'Himalaya, aia, a far la pace con le stelle, parabarabam. Ta-ta-ta-ta-ta-ta, chi cardio, di chi non vuol sentire, e non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere. Ci sarà qualcuno ancora in grado sulla terra di dare quattro schiaffi ai signori della guerra. È colpa del clima. Servirà un maxieroe. Servirà, servirà. Chiameremo Super Ross. Vabbè, ma se non vogliamo capirci, allora pazienza. Supereroe. Ci vorrà, ci vorrà. Sta arrivando Super Ross. Bestia, me la giulata, me la giulata. Ma nel frattempo noi cosa facciamo? Ma nel frattempo noi... Baci stellari sull'Himalaya, aia, 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 aia. No, no, non vengo, non vengo. Ma no, non vengo. Sull'Himalaya, aia, 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 aia. E ne vedremo delle belle. Sull'Himalaya, aia, a far la pace con le stelle. Sull'Himalaya, aia, 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 aia. No, sull'Himalaya non ci vado. Troppo alto, non si può andare fino a lì. Ah! Ciao Cipollini!
Bello il video Himalaya di Mark e adesso continuiamo di nuovo con i prossimi appuntamenti. Settimana prossima, giovedì 18 gennaio, all'Apollo di Milano abbiamo Napoleone. Il cantautore presenterà live il suo nuovo EP Va e Torna, composto da 8 tracce, un progetto che rappresenta l'equilibrio che Napoleone cerca di mantenere tra la sua parte creativa e quella che gli permette di restare con i piedi per terra. La cover dell'album raffigura una sirena con al centro uno strappo che separa la sua parte umana da quella animale e simboleggia il percorso del cantautore, il viaggio, il distacco dalle radici e la separazione dal mare. Al Teatro Lirico di Milano, Vincenzo Salemme, Natale in Casa Cupiello, dal 18 gennaio al 4 febbraio. Natale in Casa Cupiello era un atto unico al quale si aggiunsero successivamente in più fasi altri due atti che compongono la versione ultima e definitiva conosciuta oggi. La commedia, inizialmente incentrata sul pranzo natalizio, durante il quale ha luogo un dramma della gelosia, viene in un secondo momento rimaneggiata da Edoardo, che la fa iniziare due giorni prima, durante i quali descrive i personaggi che compongono la famiglia, ognuno con le sue peculiarità e il proprio mondo interiore. Venerdì 19 gennaio invece al Legend Club di Milano abbiamo Elvana. Gli Elvana, Elvis Fronted Nirvana, sono pronti a conquistare l'Europa con un tour che include anche una tappa italiana. Dalle viscere di Disgraceland, le icone del rock and roll risorgono dal regno dei morti. Il rock and roll incontra il grunge con un redivivo Elvis che prende in mano le redini dei Nirvana e restituisce alla band il frontman che le mancava dal 1994. Gli Elvana destrutturano il catalogo dei Nirvana e mescolano il grunge ai momenti più belli del re del rock and roll, fino a sfociare in un miscuglio di overdrive e rockabilly old school. Al Blue Note di Milano invece abbiamo Mario Venuti. Mario Venuti si prepara a festeggiare un doppio traguardo, i suoi 60 anni e 40 di carriera. Con la sua versatilità artistica ci regalerà un concerto unico, caratterizzato dalle calde sonorità jazz e con uno sguardo al suo tanto amato Brasile. Il cantautore interpreterà i suoi brani più celebri, oltre a molte canzoni italiane, facendo rivivere emozioni e ricordi legati a brani intramontabili. Le note calde e coinvolgenti del jazz si fonderanno con la voce unica di Venuti, creando un'atmosfera intima e travolgente. Dal 19 al 21 gennaio invece al Triennale di Milano abbiamo I Confini del Circo. Giunto alla sua terza edizione, Fuori Asse Focus 2024, Ai Confini del Circo è una selezione di 4 spettacoli di circo contemporaneo programmati da 4x4 all'interno del Triennale di Milano, accompagnati da 2 incontri critici e una tavola rotonda sulla critica nel circo contemporaneo. Gli spettacoli scelti da 4x4, Centro per il Circo Contemporaneo a Milano, esprimono una visione del circo come arte di creazione, in transizione tra generi e stili, capace di superare il virtuosismo per aprire a nuovi scenari della performance tra sperimentazione e forme ibride site-specific, muovendosi sul margine tra forme sceniche. E questa è l'ultima notizia al momento e mi raccomando, tenete carta e penna perché ci sono ancora altre notizie per questa settimana. E passo di nuovo la parola a Marco. Assolutamente sì, grazie naturalmente. Torniamo con Mark e siamo quasi in conclusione con il tuo intervento. Volevo chiederti, dove sta andando la tua musica? Hai pensato a qualcosa? Arriveranno nuovi progetti, quindi magari stai cambiando il tuo modo di fare musica? Abbiamo parecchia carne al fuoco al momento. Comunque sta continuando quella che è la promozione appunto di Himalaya. Con Massimo abbiamo fatto parecchie belle cose durante la fine di questo 2023, andando comunque in conclusione anche, abbiamo fatto l'intervento comunque in diretta a Teleton prima di Natale, che è stata una grandissima esperienza. Adesso invece stiamo puntando più all'estero. Continueremo sempre con la promozione di Himalaya, però attualmente a fine gennaio dovrò partecipare ai pre-Grammy con un progetto appunto estero. Torniamo appunto più al 2022 più stile Messi Gray, Baby You Need Me, no, però comunque sarà certo un qualcosa che strizzerà più l'occhio in quell'aspetto, in più anche continuerà verso quel frangente. Quindi per adesso abbiamo parecchia carne al fuoco per questo, da gennaio a febbraio 2024, e dopodiché appunto si vedrà con tutto quanto.
Allora dici dove possiamo trovare le notizie man mano, così ci teniamo informati su quello che fai. Allora, potete trovarmi a livello social in tutte le piattaforme come Facebook, Instagram, TikTok e quant'altro digitando Mark on the Block. Invece musicalmente tutte le piattaforme musicali come Spotify, Amazon Music eccetera digitando Mark Himalaya feat. Massimo Boldi. Da lì poi potete ascoltare anche tutto il resto del mio repertorio. Molto bene, allora intanto grazie. Di grazie mille a te, Marco. Grazie prossima mille a volta tutti. Ti aspettiamo con Boldi. Direttamente un'altra canzone, però così facciamo un pochettino un repertorio, ampliamo ancora il repertorio. E buon tutto naturalmente per quest'anno. Noi ci terremo naturalmente informati su quello che fai attraverso i tuoi canali. Adesso vi parliamo di un amico, si chiama Alberto Patrucco. Lui sarà il 18 di questo mese, naturalmente questa settimana, al Teatro Lux, Cineteatro Lux, qui a Busto Arsizio. Noi andremo a trovarlo, realizzeremo un'intervista, uno speciale, lo vedrete più avanti, però prima ha un messaggio da darci, un messaggio che appunto riguarda questo suo appuntamento, quindi qui non serve la carta e la penna, basta guardare e ascoltare perché lui è fortissimo. Grazie ancora Mark. Grazie mille a te. E noi ci vediamo subito dopo questo piccolo pezzettino con Alberto Patrucco. A tra poco. Sono Alberto Patrucco, in breve, il 18 gennaio 2024, in compagnia e accompagnato da due talentuosi musicisti, sarò in scena al Cinema Teatro Lux di Busto Arsizio col mio nuovo spettacolo Contrattempi Moderni. Si ride, si pensa, ironia, grande musica, parole che suonano, musica che parla. 18 gennaio, Busto Arsizio, Teatro Lux. Ore 21. Dimenticavo, questo spettacolo non contiene olio di palma né tantomeno zuccheri aggiunti. Bentornati in studio, continuiamo questa puntata, dicevamo, di Super Trooper, sempre Marco Ciapparelli, sempre la vostra agenda di cultura e spettacolo dell'Alto Melanese. Vi avevo detto che questa puntata sarebbe stata particolare perché i nomi degli ospiti sono uguali al mio, quindi prima Mark e adesso Marco Galli. Ciao, bentornato. Marco, grazie, ciao, ciao. Dico bentornato perché appunto sei già stato nostro ospite nella scorsa stagione, sempre con una Ligure molto simpatica e molto Giulia. Carina, esatto, che salutiamo naturalmente. E invece questa volta sei da solo, anche se accompagnato naturalmente dalla tua chitarra, a fine puntata ci farai ascoltare un pezzo, però ti abbiamo chiamato anche perché abbiamo parlato anche con l'ospite di prima ha fatto una canzone molto giocosa, però ahimè dedicata, si fa per dire, alla guerra, e con te ritorniamo a parlare di questo tema purtroppo molto caldo in questi mesi e anni, diciamo, perché ormai di guerre ce ne sono tante, anche dimenticate. Questa però ce ne parlano tutti i giorni, appunto quella che è scoppiata di recente tra Israele e Palestina. E tu ci hai portato questo brano, di cui adesso vediamo il video, che hai fatto con un certo Massimo Germini. Intanto, com'è nato questo pezzo che hai scritto tu e poi è stato musicato appunto insieme a lui? Il brano è nato dal testo, a volte le canzoni nascono dal testo e poi ricevono una musica. E avevo guardato una foto sui social, un'immagine che poi è stata modificata in questo modo, che la trovo anche più bella ancora, ma quell'immagine era molto simbolica, molto potente, no? Di due ragazzi abbracciati di spalle, di due territori diversi ma confinanti, che e quell'immagine mi ha preso e mi ha portato dentro a un mondo mio che ho scritto e che ho cercato di tradurre in senso positivo su uno scenario che di positivo non ha fatto nulla. E quando poi ho finito il testo l'ho tenuto lì un paio di giorni, no? E poi ho pensato di bussare alla porta di Massimo Germini, che ringrazio tantissimo perché nel giro di poche ore ha mandato una cosa che mi ha colpito molto. E poi il brano l'abbiamo prodotto da Maximilian Rio nel suo studio a Milano ed è diventato quello che poi potremo sentire, cioè un messaggio positivo appunto laddove è difficilissimo riuscire, infatti la parola guerra non c'è,
ci sono dei petardi che vengono vietati dalle leggi, mentre contemporaneamente si fanno cadere delle supposte di diverse tonnellate. Quindi le contraddizioni che il mondo continua ad avere, che non sono diverse da quelle che cantava Edoardo Bennato quando ci diceva vai, leggili tutti e impara quei libri a memoria. Mm-hmm. C'è scritto che i saggi e gli onesti sono quelli che fanno la storia, fanno la guerra è una cosa seria, buffoni e burattini no, non la faranno mai. O la guerra di Piero, siamo sempre comunque lì, purtroppo, benché l'anno sia il 2024. E infatti, parlavo proprio l'altro giorno con un amico a cui abbiamo detto non abbiamo imparato niente. In questi 80 anni che sono passati dalla Seconda Guerra Mondiale sono state in mezzo a talmente tante guerre e conflitti che non abbiamo preso nota di quello che è successo. E siamo ancora qui. E siamo ancora qua, appunto, due ragazzini in un posto così che poi si buttano per terra fingendo di essere morti per fuggire a una morte magari probabile. Sicuramente. Allora ascoltiamolo. Si chiama da questa parte del muro ed è appunto di Marco Galli con la musica di Massimo Gernelli. A tra poco. Porta se puoi il tuo pallone, che al mio gli hanno sparato, insieme ai miei pochi anni e a qualche sogno azzardato. Io porterò dei biscotti, un po' di merenda ci vuole, prima che il fumo sia alto e copra i raggi del sole. I petardi ce li hanno vietati, han detto che son pericolosi, intanto li sparano loro, i loro son più costosi. Li sparano tutte le ore, li vedo arrivare dal cielo, a cui do lo stesso tuo sguardo quando mi sento più solo. Da questa parte del muro, da questo pezzo di vita, dove si vede una stella prima di averla colpita. Da questa parte del mondo, dove si nasce scappando e l'infanzia non dura più di qualche secondo. Dai che facciamo una porta, sei bravo a tirare i rigori, la disegniamo sul muro, facciamo i pali a colori. Al suono della sirena facciamo che l'arbitro fischia, tira più forte che puoi, un campione sa quello che rischia. E mentre aspettiamo che i grandi trovino un pezzo di pace, noi ci mangiamo i biscotti parlando però a bassa voce. Da questa parte del tempo, dove il tempo non passa e la luna non ride quando il sole si abbassa. Da questa parte dei sogni, che mai e poi mai gli daremo, vieni ti faccio vedere dove li nasconderemo. Dobbiamo sdraiarci, far finta di essere morti, ma tieni nascosti quei sogni, ovunque andrai te li porti. Ci salveranno dal fumo, dal chiasso di queste sirene, stringimi forte la mano, anch'io ti voglio bene, anch'io ti voglio bene. Anch'io ti voglio bene, anch'io ti voglio bene.
Bene, cari spettatori, spero che abbiate ancora il calendario fra le mani, così vi do le ultime 5 notizie per questa puntata. Sabato 20 gennaio al Teatro Galleria di Legnano, Edoardo Bennato. Torna il cantastorie che da 40 anni immortala con le sue canzoni il mondo odierno, fatto di buoni e cattivi, sbeffeggiando i potenti, inneggiando alla forza umana delle persone comuni, senza mai dimenticare il più classico tra i sentimenti ispiratori di ogni artista, l'amore. Edoardo Bennato torna live con un concerto ad un alto contenuto rock and blues, proponendo i suoi brani più celebri e una selezione di nuove canzoni, 2 ore di musica, video e interazione con il pubblico. Al Villa Necchi di Milano abbiamo Giuseppe Gibboni. La società del Quartetto di Milano presenta la 7ª edizione della rassegna Musica Villa Necchi. Si intitola La Giovine Italia e nasce con l'intento di offrire un palcoscenico dedicato ai giovani interpreti italiani che promettono di lasciare un'impronta duratura nel panorama musicale internazionale. Strumentisti che si sono già distinti in concorsi e concerti di rilevante importanza, tutti accomunati dalla giovanissima età. Si inaugura il 20 gennaio con il recital solistico del violinista Giuseppe Gibboni. Il programma spazierà da Bach a Schnittke, tra le composizioni più complesse del repertorio per violino solista. Infine, al Blue Note di Milano abbiamo Funk Off. Dopo più di 20 anni di attività, la più importante e spettacolare delle marching band italiane continua ad essere una travolgente macchina ritmica, capace com'è di mescolare lo spirito delle brass band di New Orleans con il funk. E si può dire che i Funk Off non solo sono stati la prima formazione del genere in Italia, ma hanno letteralmente dato un senso nuovo alla definizione di marching band. Hanno infatti legato a questa accezione un tipo di musica che unisce il groove della black music ad arrangiamenti di tipo jazzistico, ad uno stile e ad una melodia italiana, a movimenti e coreografie di grande impatto visivo ed emotivo. Domenica 21 gennaio, invece, al Conservatorio di Milano abbiamo il violino della Shoah. Domenica 21 gennaio, a una settimana esatta dalla giornata della memoria, scopriamo il suono della memoria. Nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano è il momento di ascoltare la voce del violino della Shoah, conosciuto come tale per essere appartenuto a una giovane ragazza deportata dall'Italia. Una storia affascinante a cui è importante continuare a dar voce. Ad accompagnare il violino della Shoah, suonato da Alessandra Sonia Romano, in questo programma che spazia da John V. Williams a Ernest Bloch, sarà l'Insubria Chamber Orchestra, il cui progetto nasce dall'idea di creare un gruppo di giovani strumentisti. L'ultima notizia invece è al Caffè Teatro di Samarate Flavio Aurelio. Attraverso monologhi, canzoni e letture, Aurelio spazia dai minimi sistemi del vivere quotidiano, rapporto di coppia, luoghi comuni, piccole ipocrisie, ad argomenti più complessi, linguaggio, comunicazione, informazione, potere, dando vita a un gioco narrativo fatto di musica, parole, satira e poesia. L'obiettivo è sfuggire alle maglie imbriglianti del pensiero unico sempre più dominante. E questa è l'ultima notizia per questa puntata. Vi lascio a Marco e a Marco. Esatto, grazie Rauda. Naturalmente siamo qui con Marco Galli. Bentornato di nuovo, ci siamo visti questo video. Anche negli appuntamenti della settimana ci sono tanti richiami alla pace più che alla guerra, quindi abbiamo sentito che ci sono alcuni spettacoli dedicati a San Francesco, altri il violino della Shoah per esempio, quindi tante cose che richiamano appunto la guerra, ma che ovviamente noi cerchiamo di portare alla pace, come hai detto tu, cerchiamo il messaggio positivo per quanto appunto siamo in mezzo alle macerie, alla guerra e alla devastazione. So che hai un pezzettino da leggerci. Bene, restando nel tema, Marco, che restando in questo tema, ti ringrazio perché noi possiamo attingere da un repertorio molto vasto di opere che ci sono state consegnate. Io spero che un giorno un Presidente della Repubblica al discorso di Capodanno lo possa fare così. Allora mi darebbe modo di tornare a credere veramente alla politica e alle istituzioni, alle cose cosiddette di alto spessore morale. Un signore tempo fa scrisse queste cose. In piena facoltà, egregio Presidente, le scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio Presidente, per ammazzar la gente, più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso,
ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato e i figli che ho allevato han pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà ormai sono sottoterra e a loro della guerra non gliene fregherà. Quando ero in prigionia, qualcuno mi ha rubato mia moglie, il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò. Vivrò di carità sulle strade di Spagna, di Francia, di Bretagna e a tutti griderò di non partire più e di non obbedire per andare a morire per non importa chi. Per cui se servirà del sangue ad ogni costo, andate a dare il vostro se vi divertirà. E dica pure ai suoi, se vengono a cercarmi, che possono spararmi. Io armi non ne ho. Questo era Boris Vian, esatto. Il disertore. Boris Vian, sì, che tra l'altro ho sentito qualche giorno fa, cantato da Sergio Bollani, da Stefano Bollani e la sua compagna nel programma di Rai 3. La possiamo fare la pubblicità? Sì, si chiama Via dei Matti numero 0, un bellissimo programma musicale. Bravo, quindi Marco, guardatelo, naturalmente dopo aver visto la nostra puntata. Tanto di domenica non va in onda, mentre noi andiamo in onda di domenica, perciò non c'è problema, non c'è conflitto di interessi. Senti, ricordaci un po' dove troviamo le informazioni su di te, dove possiamo vedere il video naturalmente, allora, e cosa pensi che ti aspetterà quest'anno? Ma tante cose in divenire, su diversi fronti tra l'altro. Vabbè, quello artistico è quello che mi tengo sempre stretto e caro, perché i testi nascono così, nei momenti dove fuori c'è rumore ma dentro c'è il silenzio. E il video si può trovare, e ringrazio Claudio Asquini, caro amico regista di Mediaset, che tra una cosa e l'altra riesce sempre ad esaudire i miei desideri. Ha montato lui questa foto con i titoli che scorrono, e lo si trova su YouTube, il canale Marco Galli cantautore. Ci sono altre cose su questo canale, oppure su SoundCloud oppure i soliti social, che oppure da Marco Ciapparelli, oppure da me, naturalmente. Digitate tutti e due i nomi e cognomi, vedrete le cose che abbiamo fatto in passato. Allora, grazie naturalmente di essere stato qua. C'hai l'ultima sorpresa che teniamo come sigla finale. Detto, mi piacerebbe fare un pezzo dal vivo, e noi ovviamente chiediamo a tutti gli ospiti di venire a suonare dal vivo, e quindi ovviamente ti abbiamo detto di sì. Che pezzo è? È un pezzo che vuole ricordare come noi boomer, perché siamo boomer, fieri di essere boomer, abbiamo appreso, diciamo, le lezioni sull'amore, non a scuola, o perlomeno non solo a scuola, ma le abbiamo prese dalle canzoni. Questa è una canzone di un cantautore a cui siamo tutti, credo, molto cari, che appunto ci permette di imparare, senza troppi paternalismi o paternali, come trattare una relazione, una persona, anche quando le cose, come nel caso di questa canzone, non vanno proprio come si era sperato. E la canzone la sentiamo dopo. Non serve neanche che... No. Non mi permetto di annunciarla. Niente titolo, ovviamente lo so, però non lo diciamo, lasciamo che appunto... lasciamo la scoperta e la sorpresa. Marco, grazie naturalmente, ti lascio il palco e saluto tutti. Ovviamente noi ci vediamo domenica prossima, sempre qui su Antv, 20:30, replica martedì alle 20:30. Anche domenica prossima naturalmente ci sarà Rauda, che saluto, ringrazio per il suo prezioso contributo. Chi potrebbe leggere le notizie? Io però, perché non farle leggere a una bella persona come lei. Vi aspetto naturalmente qua ancora domenica prossima, mi raccomando, e mettete like a tutti i nostri social e anche i suoi, quelli di Marco, fa niente, non è un problema. Grazie. Marco Galli, adesso la nostra sigla finale, noi ci vediamo domenica prossima. Ciao a tutti. Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire?
Quanti capelli che hai, non si riesce a contarli. Sposta la bottiglia e lasciami guardare se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100. E non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento a non cadere nel vino o finir dentro i tuoi occhi se mi vieni più vicino. La notte ha il suo profumo e puoi cascarci dentro, che non ti vede nessuno, ma per uno come me, poveretto, che voleva prenderti per mano e cascare dentro a un letto. Che pena, che nostalgia, non guardarti negli occhi e dirti un'altra bugia. Ah, almeno non ti avessi incontrato, io che qui sto morendo e tu che mangi il gelato. Corri dietro al vento che sembri una farfalla e con quanto sentimento ti volti e guardi la mia spalla. Se hai paura di andar lontano, puoi volarmi nella mano. Ma so già cosa pensi, tu vorresti partire, come se andare lontano fosse uguale a morire. E non c'è niente di strano, ma non posso venire. Così come una farfalla ti si è alzata per scappare, ma ricorda che a quel muro ti avrei potuta inchiodare se non fossi uscito fuori per provare anch'io a volare. E la notte cominciava a gelare la mia pelle, la notte madre che cercava di contare le sue stelle. Io lì sotto ero uno sputo e ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo ed è cretino cercare di fermare le lacrime ridendo, ma per uno come me, l'ho già detto, che voleva prenderti per mano e volare sopra un tetto. Lontano si ferma un treno, ma che bella mattina, il cielo è sereno. Buonanotte, anima mia. Adesso spengo la luce e così sia.